tecnico. Dell' Icardi ci stava lavorando già da 10 giorni. Missione compiuta, ingaggiato il 23enne Aristidi Colai a titolo definitivo dall'Alessandria, contratto di 3 anni con opzione per il 4 in caso di promozione in B, al team piemontese Luca Lombardi in prestito secco. Le caratteristiche di Colai: gamba e qualità, strappo e numeri. Nella primavera del Sassuolo agiva nel tridente offensivo da esterno destro, il vero ruolo, un'opzione in più per Colombo se il tecnico biancazzurro decidesse di passare al 4-3-3. La carriera: italo-albanese, nato a Marino, 23 anni compiuti lo scorso aprile. Colai è cresciuto prima nel settore giovanile del Como, poi appunto del Sassuolo. Nel club emiliano 2 anni di primavera dal 2017 al 2019, in totale 48 presenze e 18 gol. Ha giocato con Scamacca, Raspadori, Dani Mota, Ghion, Frattesi, a Giappong e Piacentini, poi passato al Teramo dallo scorso anno al Modena, nel 4-3-3, come detto, esterno destro del tridente offensivo. Poi 2 anni di C in prestito alla Pro Patria. Qui lo vediamo con la chioma bionda, a forgiarlo il tecnico croato Ivan Javorcic, attuale allenatore del Venezia, lo scorso anno artefice della promozione in B alla guida del Sud Tirol, complessivamente 52 presenze e 7 gol. Sistema di gioco 3-5-2, Colai agiva in attacco in tandem con un'altra punta, Mastroianni, Parker o l'ex biancazzurro Latelat. 2 anni e mezzo fa anche un grave infortunio al ginocchio, dal quale si è completamente ristabilito. Ultima stagione ad Alessandria, 20 presenze e un gol decisivo, la prima da titolare a fine ottobre contro il Crotone, 1-0 nelle immagini, la rete del successo, la prima gioia tra i professionisti con la maglia della Pro Patria. 22 settembre 2019 a Siena, appena il tempo di subentrare a Le Noci ex Teramo, minuto 89, passano solo 60 secondi, Colai riceve da Parker, si inserisce perfettamente e di giustezza infila il portiere toscano con Fente. Nella stessa stagione, 25 gennaio 2020, il secondo gol personale contro la Juve Under 23 di Fabio Pecchia, preciso diagonale che infila Loria. La Pro Patria prevarrà per 3-2, quindi il già citato infortunio, rottura del crociato, ma Colai non demorde, sempre in prestito alla Pro Patria, campionato 2020-2021, 32 presenze e 5 reti, contro la Lucchese, l'Olbia, tiro dal dischetto, contro il Piacenza, bella combinazione con Latte-Latte, destro incrociato, soprattutto il gol capolavoro sul campo della Giana Erminio e da ultimo il rigore firmato a Livorno il 25 aprile 2021, match terminato 2-2.